1903, Van Meter, Iowa, Stati Uniti. Uno strano e incredibile evento avrebbe sconvolto quella comunità per sempre. Una misteriosa creatura alata iniziò a mostrarsi di notte, lasciando un terribile odore e sparando raggi di luce dalla sua fronte. Ebbene sì, avete capito bene. Alcuni cittadini provarono ad abbattere la bestia con le loro armi, ma fu tutto inutile. La comunità decise di riunirsi e inseguì la creatura fino ad una miniera abbandonata. Lì trovarono non solo una bestia, ma ben due. La storia è talmente assurda che a primo impatto diremmo: ok, è semplicemente una bufala. Eppure, se ci si reca alla biblioteca di Van Meter, si potranno trovare diversi documenti con nomi di testimoni e di coloro che vissero la vicenda. Il fatto è questo. Alcune persone pensano si tratti di una leggenda, altre credono sia reale. E la storia è molto conosciuta in quel luogo, soprattutto fra gli anziani, e il criptide è stato soprannominato come il visitatore, Van Meter Visitor. Possiamo sicuramente escludere che si sia trattato di uno scherzo, di un travestimento, in quanto nessuno potrebbe sopravvivere alla potenza di fuoco che fu scatenata su quella bestia. Secondo la storia, questo mostro sarebbe uscito fuori dalla miniera, ma attenzione, perché anche se si parla di una specie di grande pipistrello mezzo umano, testimonianze parlarono anche di un modo di muoversi nello stile di quello di un canguro. Bizzarro per una creatura alata, non trovate? Ma vediamo di approfondire la vicenda. Tutto iniziò precisamente all'una di notte del 29 settembre 1903 e fu un certo UG Griffiths ad avere a che fare per primo con la creatura. Stava dormendo quando venne svegliato da una strana luce che filtrava attraverso la finestra. Decise di controllare meglio e, scendendo in strada, capì che proveniva dal tetto del vicino. Molti altri videro quella luce, ma nessuno capì di cosa si trattasse. La notte successiva, all'1:30 circa, il dottor Alcott venne svegliato da una strana luce che stava illuminando la sua stanza. Prese il suo revolver e corse fuori pensando ad un ladro. Notò che la luce proveniva dal tetto della casa di fronte alla sua e riuscì più o meno a vedere che cosa la generasse. Si trattava di un umanoide grande circa 2,5 metri, con ali enormi simili a quelli di un pipistrello e uno strano corno storto sulla testa dal quale proveniva la luce. Il dottore aprì il fuoco, ma la creatura rimase impassibile e lo fissò. Alcott decise di rifugiarsi in casa e fu lì che si accorse che la creatura era sparita. Mentre Griffiths aveva evitato di spargere la voce dell'avvistamento, il dottore decise invece di parlarne e ben presto tutta la città lo venne a sapere. Un direttore di banca di nome Clarence Dunn fu molto scettico a riguardo, ma credeva tuttavia che fosse una specie di tentativo di far uscire le persone di casa. Pensando quindi ad una banda di ladri, decise di imbracciare il fucile e di rimanere di notte a controllare nella sua banca. Poco dopo la mezzanotte, proprio 2 giorni dopo l'avvistamento del dottore, sentì uno strano rumore provenire da fuori. Andò a controllare e vide una grande luce provenire dalla finestra della banca. Strizzando gli occhi, riuscì ad intravedere una figura alata. Decise di aprire il fuoco e la strana creatura se ne andò. Il mattino successivo, proprio fuori dalla finestra, vennero trovate delle impronte nello sporco e si decise di fotografarle. Da quel momento in poi, Van Meter iniziò a vivere nel terrore di cosa potesse essere quella cosa. I giornali non parlavano d'altro e chiunque era in allerta. Si venne a conoscenza di altri testimoni e un certo Sidney Gregg disse di aver visto in volo la creatura dirigersi verso la miniera. Fu a quel punto che si decise di fare qualcosa e un gruppo armato del posto decise di organizzarsi e di entrare nella vecchia miniera. Man mano che si avvicinarono al luogo, sentirono degli strani rumori, più tardi descritti come: era come se ci fosse Satana con un reggimento di piccoli demoni pronti ad uscire per combattere. La creatura uscì, al suo fianco ce n'era un'altra più piccola. Gli uomini si prepararono a sparare, ma i 2 mostri volarono in cielo. Attesero il loro ritorno e, una volta sicuri che fossero rientrati nella miniera, decisero una volta per tutte di sigillare l'ingresso. Da quel momento nessuno ha più visto il Van Meter Visitor. Quale animale capace di volare emana una luce così forte dalla fronte? Non lo sapremo mai, così come non sapremo mai se tutto quanto è solo una leggenda oppure no.